La parte 1, iniziamo a parlare un po' di sicurezza informatica e capirete perché, quindi, di volta in volta c'è una stretta connessione con la privacy, anche se indiretta. Allora, la privacy, scusate, la privacy, ecco, primo lapsus freudiano del docente, la sicurezza informatica è, diciamo, composta da queste due anime, da questi due fattori, appunto, fattori tecnici, che corrispondono all'adozione di appositi sistemi hardware e software per gestire in modo sicuro un archivio. E ripeto, parliamo di hardware e software se parliamo di archivi digitali, informatici, ma se parliamo di archivi cartacei o in altro formato, no, ci sono ancora nelle biblioteche ci sono ancora le microfiche, ci sono ancora. Che ne so, le schede bucate con il software, non lo so, in alcuni archivi ci sono anche queste cose, quindi altri supporti che non sono digitali. Potremmo parlare di sistemi puramente hardware, cioè la serratura corretta, una serratura sicura della porta che vi fa accedere a quella stanza o del cassetto in cui sono conservati i fascicoli, ok? Quindi quello è comunque un aspetto di sicurezza, un fattore tecnico hardware. Ma poi ci sono i fattori umani, cioè i comportamenti corretti, cioè la buona parte delle falle di sicurezza, no, vengono non tanto da una debolezza del sistema, perché il sistema magari è impostato per avere una password di 10 caratteri, ma se questi 10 caratteri sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché l'omino che ha messo la password non aveva voglia di inventarsi una parola, allora ha messo una serie di numeri, è chiaro che posso averla fatta anche di 10 caratteri, quindi abbastanza lunga, ma è comunque sufficientemente stupida da essere facilmente, diciamo, scopribile, trovabile. Quindi abbiamo indebolito un sistema che dal punto di vista tecnico era solido, per una ingenuità umana, per un fattore umano, una debolezza umana, cioè uno che non voleva farsi lo sforzo di né inventare una password né di ricordarsela dopo, allora ha messo una password molto banale, molto stupida, oppure il suo nome e cognome, oppure il suo nome e la sua data di nascita, grande classico, ok? Quindi fattori umani devono essere, per essere sicuri, dei comportamenti quindi corretti, in linea con le buone prassi, le linee guida che vengono fornite a seconda dei vari casi, e devono mir essere mirati a prevenire e non esporre a rischi di sicurezza. La perdita dei dati è quindi uno dei primi, no, incubi di coloro che gestiscono archivi di dati, cioè il fatto che tutta la fatica fatta per raccogliere dei dati a un certo punto vada in fumo, vada svanita, perché questi dati che ci abbiamo messo magari anni e anni per raccogliere vengono persi. E come si perdono i dati? Vedete, la causa di perdita di dati e informazioni può dipendere da eventi distruttivi naturali o artificiali, cioè inondazioni e incendi, no? Sembra banale, però è ancora il modo purtroppo più frequente con cui si perdono dati, perché non è che siamo immuni. Abbiamo magari dei mega server con sistemi di backup, tutto ben funzionante, ma questi server stanno in una cantina di fronte a un torrente, il quale esonda, manda tutto a ramengo, e quindi i nostri bei server, che erano stati impostati con tutti i standard di sicurezza del mondo, in realtà sono arrugginiti e dentro c'erano anche i dati. Quindi, innanzitutto pensiamo anche a questa situazione: eventi distruttivi naturali artificiali, guasti ai sistemi, cioè qualsiasi tipo di apparecchiatura, quando anche sofisticata e avanzata, professionale, non è nata per essere eterna, quindi a un certo punto si rompono. Malfunzionamento o degrado dei componenti elettronici, stessa cosa, diciamo, vabbè, guasti ai sistemi, malfunzionamento potrebbe essere rovescio la stessa medaglia. E poi eccolo qua il fattore umano: incuria o disattenzione, cioè magari anche un sistema, una componente elettronica o un server di alta qualità gestiti male, appunto messi in uno scantinato che ha un tasso di umidità molto alto e che quindi lo danneggia, è già una forma di incuria e di disattenzione. Oppure un server mega galattico con tutte le, che però ha un sistema operativo che non è aggiornato da anni. Ok, quindi ecco che comincia a sovrapporsi al lato, diciamo, natura, che questo, come dire, è difficile da prevedere, perché terremoti,
incendi, queste cose succedono e a volte non possiamo farci nulla, al fatto del degrado, dei guasti, che anche lì l'unico modo per prevenirli è quello di fare una manutenzione e di una, come dire, sostituire le componenti prima che vadano ad un invecchiamento tale che li espone al rischio, ma l'incuria e la disattenzione è quella che poi si aggiunge e chiude il cerchio, no? E quindi è il famoso fattore umano. Quindi abbiamo un fattore sfiga, possiamo dire, un fattore non gestibile a causa di forza maggiore, un fattore tecnologico e un fattore umano già in questo elenco. Il rischio di perdita di dati è anche rappresentato però da comportamenti sleali o fraudolenti, cioè non è detto che la disattenzione, che siano sempre disattenzione e incuria, a volte c'è davvero un essere umano, quindi un soggetto che è interessato a far sfuggire dei dati o ad acquisire dei dati impropriamente. Classico esempio è lo spionaggio aziendale, no? C'è un'azienda che vuole sapere qual è il prodotto del concorrente su cui il concorrente sta investendo, allora manda uno che sembra un addetto alle pulizie, invece in realtà è uno dei suoi per andare in questo archivio e acquisirlo. Anche queste cose vanno gestite e sono situazioni che appunto vanno a cavallo tra il lato umano, il fattore umano e il fattore tecnologico. I virus informatici, cosiddetti forse potremmo dire più genericamente malware, cioè tutto quel sottobosco di software che circola e che è stato creato apposta per danneggiare dei sistemi informativi, no? Si definiscono genericamente malware, cioè software malevoli sarebbe malware, e furto di strumenti contenenti dati, cioè il furto dell'aggeggio, cioè mi rubano ho tutto su un hard disk portatile, ormai questi aggeggi che contengono marea di dati sono talmente piccoli per cui o il furto o lo smarrimento sono molto molto frequenti. Non so se vi ricordate anni fa che c'era stato lo scandalo WikiLeaks, no? Di documenti dell'intelligence americana che erano circolati su questo sito, insomma, ben noto. Molti di questi dati venivano da chiavette USB che qualcuno aveva lasciato in giro, no? E che erano state salvate senza criptazione di dati. Quindi capite quanto è appunto pericoloso questo tipo di attività. Allora, il disaster recovery cos'è? Il disaster recovery è proprio quando, soprattutto questo entra in gioco nel caso no, in questo primo caso, eventi distruttivi naturali o artificiali, cioè tutte le volte o anche guasti particolarmente importanti. Quindi quando c'è un disastro, quando c'è insomma, un evento particolarmente impattante, potremmo dire, bisogna aver previsto un recovery, cioè una procedura per tornare per ristabilire lo status precedente. Quindi per disaster recovery in informatica e in particolare nell'ambito della sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecnologiche e logistico-organizzative atte a ripristinare i sistemi, a ripristinare i dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi di business per imprese, associazioni o enti a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività. Quindi affinché un'organizzazione possa rispondere in maniera efficiente devono essere analizzati i possibili livelli di disastro e la criticità dei sistemi di applicazione. Quindi solitamente si fa come dire, un piano di rischio, un piano in cui si prevedono degli scenari che sono un po' quelli a cui ahimè siamo stati abituati in questi mesi, rischio verde, rischio giallo, rischio arancione, rischio rosso, adesso noi li chiamiamo zone, ma sostanzialmente sono scenari in cui se succedono certe cose, se sei a questo livello, allora sei in un rischio rosso, oppure in un livello 4, un livello 5. Ecco, una procedura di disaster recovery deve considerare questo aspetto, dividere il rischio in livelli e a seconda del livello prevedere degli interventi che permettano di ritornare, di salvare il più possibile. Cioè il salvare il salvabile, ma il più possibile. La crittografia, altro strumento per evitare da un lato la perdita dei dati, ma soprattutto l'accesso non consentito a dati da parte di soggetti appunto non autorizzati. Quindi crittografia, che lì insomma per chi ha studi classici alle spalle è una parola che si autospiega, autoesplicativa, ma se, insomma è una parola penso nota a tutti.
e la sua traduzione in italiano, appunto, forse, cioè in un italiano più corrente, è appunto cifratura, no? Cioè, il scrivere, crittografia vuol dire scrivere in modo nascosto, e quindi è una branca della crittologia, che è la scienza appunto che studia lo scrivere, il nascondere le informazioni, e la crittografia è la pratica dello scrivere in modo nascosto, quindi del tenere nascosto dei messaggi scritti. Quindi, ovvero dei metodi per rendere un messaggio offuscato in modo da non essere comprensibile e intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo. Non so se avete visto il film su Turing, o avete letto un po' la storia di Turing, no? La macchina di Turing era uno strumento che doveva servire a decrittare, no, negli anni 40, insomma, decrittare i codici nazisti per sapere quando. Che tipo di azioni erano state previste dall'esercito avversario, no? Quindi gli inglesi volevano sapere, perché riuscivano a ricevere delle informazioni, riuscivano a intercettare le informazioni dell'esercito, della marina tedesca, ma non riuscivano a comprenderne il senso, perché erano criptate secondo un algoritmo di criptazione, appunto, che era particolarmente avanzato. Riuscire a scoprire quell'algoritmo, riuscire ad avere una macchina che decrittava entro la giornata, perché ogni giorno allo scoccare delle 24, delle ore 24 questo codice veniva modificato. Avere una macchina che riuscisse a fare questa decrittazione tempestivamente faceva vincere la guerra, diciamo. Quindi è una, come vedete, sono studi che risalgono a ben prima che arrivasse la rivoluzione digitale. La crittografia quindi si basa, vedete, su un algoritmo, su una chiave crittografica. In tal modo si garantisce la confidenzialità dei dati, che è uno dei requisiti essenziali nell'ambito della sicurezza informatica, impedendo così la realizzazione di diversi tipi di attacchi informatici a dati sensibili, a dati personali riservati. Dati sensibili è una dicitura a volte usata impropriamente, come vi spiegherò dopo. La crittografia può essere simmetrica, asimmetrica o quantistica. Ecco, la mia competenza si inizia a fermare qua, nel senso che per spiegarvi bene la differenza tra simmetrica, asimmetrica o quantistica ci vuole un ingegnere, ci vuole un informatico.